Eccoci di nuovo ragazzi sul canale Danimaggio, siamo di nuovo qua con Final Fantasy XVI, questa è la parte 16, quindi Final Fantasy XVI parte 16, cioè ci siamo lasciati la prima parte del gioco alle spalle, la prima grossa parte del gioco perché, scusate se non utilizzo una voce un po' bassa, ma vuoi aprire la mappa del mondo? Ah, da qua sì, ci si può andare via. Allora, praticamente abbiamo sbloccato un nuovo rifugio. Fra i frammenti di ambizioni da tempo dimenticate, Clive e i suoi forgiano la strada verso un futuro migliore. Praticamente nell'ultimo episodio purtroppo ci ha lasciati Sid morendo e abbiamo trovato una nuova casa, guardate che bello. E parla con Otto. Dicevo, scusate se parlo a bassa voce, ma è molto tardi. Le abilità qua le avevo già fatte, forse. Vediamo se c'è un qualcosa che posso potenziare. Al momento no. La morte di Sid non è stata del tutto inutile perché siamo riusciti a ottenere il suo potere. Casa dolce casa. Tra i sogni infranti di persone morte da tempo, Clive e i suoi amici si battono per realizzare un nuovo sogno. Un sogno in cui persone di ogni estrazione sociale, siano esse uomini, portatori o dominanti, possano vivere liberamente secondo i propri desideri. Parla con Otto e sono passati 5 anni dalla morte di Sid, Obulus L'ultima volta che l'ho Barcaiolo. visto era nella mensa, come al suo solito. Andiamo a parlare con questo Otto. Bentornato, Sid! Sbrigati con quel tronco e avremo Loro ci finito. chiamano Sid, anche se in realtà noi siamo Clive, ma abbiamo ottenuto il suo potere. Quindi è come se Sid vivesse attraverso di noi. Perché abbiamo praticamente ottenuto il suo potere dopo l'ultima battaglia. E Questa volta. mi chiamano proprio tutti Sid, cioè Clive nessuno mi chiama. Questa? Custode delle scorte, vai, lasciate stare. Andiamo direttamente alle missioni principali del gioco, come abbiamo fatto finora. Molte secondarie nella prima parte ovviamente non le abbiamo fatte, praticamente tutte. Eccoti, Tutte non Clive. fatte, intendo, quasi. Stamani è giunta notizia delle tue avventure. Victor ti ringrazia. Quel branco di idioti non mancherà nemmeno a Kupka. E neanche uno dei portatori che abbiamo salvato è voluto venire con noi. Nessuno ci tiene molto a unirsi a un fuorilegge. Ci sono delle novità per caso? Niente di particolare. Gav è ancora via a spiare l'esercito repubblicano. Dovrebbe tornare a momenti. Capisco. Se serve sarò nella sala della mappa. Non riesco proprio a inquadrarla. Non ci sono posti migliori dello scafo di un'aeronave in pezzi per stare incollati a un libro. Eppure è qui che ha scelto di stare. Avrà di certo le sue ragioni. C'è sempre quella specie di gatto che è il Nectar che è venuto da. Ti stai chiedendo cosa sia questa tavola dietro di me, vero? Tutto a tempo debito, mio amico senza pelo. Tutto a suo tempo. Parla con Vivian nella sala della mappa. Ciao Vivian. Uscente, Spero minorenne? di non disturbare. Assolutamente non è minorenne. Tornato dalla missione? Inizio a pensare che la tua abitudine a sopravvivere non sia dovuta alla mera fortuna. Si potrebbe dire anche di te, Vivian l'immortale. Per tua informazione, solo 4 volte hanno attentato alla mia vita. E nessuna di queste è degna di nota. Dunque, a che cosa devo l'onore? Devo credere che tu sia qui per una delle mie lezioni? È così improbabile. Molto bene, allora. Cominciamo dalla situazione del regno? Al momento sembrerebbe trovarsi, chi l'avrebbe mai detto, alla mercé di eserciti e fuorilegge. Beh, principalmente eserciti, ma non per mancanza di tentativi, giusto, Clive? Ma la vera domanda è: come siamo finiti qui? Questa di Sebbene Ciclonia abbia vissuto a lungo sotto il dominio di Sunbreak, non è da molto che la piaga ha cominciato a strappare via sempre più terre.
Proprio per questo motivo continuano a muovere guerra ai rivali oltre lo stretto, nella speranza di reclamare qualche pascolo. Ma Walud preferirebbe vendere la spada di Odino che cedere Cineria. Così l'impero paga a caro prezzo ogni singolo filo d'erba sotto gli stivali sambrechiani. Non bisogna stupirsi che Silvestre stia puntando al dominio cristallino. Pino Silvestre. Essendo più facile e benedetto da altrettanto etere. Ormai 5 anni fa, mentre voi eravate occupati a distruggere Testa di Drago, l'impero ha fatto la sua mossa, soggiogando il territorio neutrale a lui vicino. Una nazione che legittimamente vantava di essere il centro del mondo. Di certo il luogo ideale per stanziare un esercito. E da lì il Sacro Impero può raggiungere facilmente i gemelli. Il patto di non aggressione era l'unica cosa che li teneva a bada. Ma se l'hanno violato senza alcuna provocazione, è solo questione di tempo prima che ci sia una reazione degli altri. Il Sacro Impero, la Repubblica di Dalmechia, il Regno di Walud e naturalmente i nostri amici di Aeran. Mi domando chi sarà a restare quando l'ultima goccia di sangue sarà versata. Tu sei nata a Sponde Gemelle. Non temi per la tua patria? Ah, sul dominio si radunano sempre le nubi più oscure. Eppure, nonostante tutto, ha resistito ogni volta. E passata questa tempesta, sono sicura che lo troveremo ancora lì. Ora, come forma di pagamento per la lezione di oggi, porta a termine una semplice commissione e ci considereremo pari. Pari? Capito. Riporta per me questo testo al vecchio Biblio. Puoi dirgli che era accettabile. Siamo diventati ormai degli uomini rispetto all'ultima parte del gioco. Parla con Arpocrates alle librerie. Molto bene. Nomi sempre semplici, qua tanto mi si è inchiodato. Molto bello questo rifugio rispetto a un tizio che suona l'ukulele, Lucan Larkstone. L'autunno il vento sibila sul molo va danzar. Dissidi il ritorno, canterò, statemi ad ascoltar. Sta di. L'autunno il vento sibila sul mondo. Ma fate fiore, cretina. Fa sempre la stessa cosa, Dio fa. Bello qui. Una bella libreria. Tet. Biblio dice che il rifugio è all'interno di un'aeronave. E se no dov'è? Ha detto che si chiamava Tet. Daniele. Fate MacFur, va. Buonasera. Saggio Arpocrates. Ecco un nome che non sentivo da parecchio tempo. Da così tanto che avevo quasi dimenticato fosse il mio. Bentornato, Clive. Ci sei mancato, come sempre. Credo che questo sia tuo. È stata Vivian a mandarmi. Divinità e uomini. Un pesante tomo rilegato, come diceva il mago Gabriel, rilegato in pelle e contiene le scoperte di un certo Anaximander del Canver, un noto teologo che ha trascorso buona parte della propria vita a registrare le varie religioni di Valistea. Ecco te, Frank. Di già. La nostra studiosa divora libri più in fretta di quanto Ted faccia con le crostate. Vorrei poter dire lo stesso. Ma sono giganteschi i libri. Non sono nelle condizioni per simili piaceri, che si tratti di parole o di crostate. Comunque, ho continuato le mie ricerche sulla creatura che ha incontrato a Testa di Drago. Ma senza l'accesso alle grandi biblioteche di Oriflammo o del Dominio, purtroppo temo di aver trovato ben poche informazioni. Mi spiace. No, non scusarti. Avvertirò i miei collaboratori. Forse potremo fornirti altri libri. Temo che non servano altri libri, ma solo quelli giusti.
Forse cerchiamo nel posto sbagliato. Ci sono ancora biblioteche a nord. Vedrò che posso fare. Molto gentile. In questo mondo in pochi asseconderebbero i capricci di un vecchio storico stanco. Stanco, ma sempre a rubacchiare i semi di Kupo, eh? Ne ho sempre le tasche piene. Li rubacchia ai moguri. Bravi. I moguri non esistono, lo sanno tutti. I paguri? Scherzo. Sembra stiano bene. Sì, ma ridono troppo poco per essere così piccoli. Sentono molto la perdita dei genitori, ma lo nascondono bene. Titano ci ha tolto molto quella notte. Ad alcuni più che ad altri. E le ferite che restano non guariranno in fretta. Lasceremo loro tutto il tempo che serve. Certamente. Così come devo lasciare a te il tempo per riprenderti. Buona giornata. A te. Arrivederci. Che stronzo, sei andato senza salutare. Devo riposare finché posso. Torna nelle tue stanze, era ora, eh. Andate a morire ammazzati. Scherzo. Ma tra l'altro è simile al rifugio di prima. Appena succede. Tornato è già impegnato a risolvere i problemi di tutti. Ti dona, Clive. Si sposa col broncio. Avevo del tutto dimenticato cosa significasse non avere il marchio. Cosa significasse essere me stesso. E tutto questo grazie a te. Il grosso è merito del bisturi. Ah, dimenticavo. Un corriere ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Niente Stolas. Va bene, darò un'occhiata. E poi va a riposarti. A dormire. Molto bene. Che cosa avrà da dirmi Gav in una lettera? Chissà. Appena finisco, me ne vado dritto alla Tinozza e Corona. Hai ancora una cotta per la cameriera? È molto carina, ti capisco. Non state a dire. Allora, scrivania. La scrivania, rapporti. Oh, buonasera Rebecchina. Perché non sei andata a dormire? Non hai sonno? Tolti i cartoni? Scusate ragazzi, eh. Guarda i tuoi kinder, to. La scrivania, rapporti, lettere e altre importanti missive indirizzate a Clive. Rebecca, per favore, eh. Sto giocando, dai. Madonna, Cristo. Non dormi mai. Perché non dormi mai quando papà viene a giocare di qua? Possibile, posso fare una vita del genere io, to. Dovetti kinder, to. Rapporti, lettere e altre importanti missive indirizzate a Clive vengono consegnati sulla scrivania in camera sua. Arrivano sempre nuovi messaggi, quindi ricorda di controllare la scrivania quando torni a Repubblica. Le mosse della Repubblica. È la prima volta che il gioco scrive così, quindi è cambiato anche questa cosa qua. Cioè i messaggi prima non arrivavano proprio in realtà prima i messaggi. Le mosse, le dico nella prima parte del gioco. Le mosse della Repubblica. L'esercito repubblicano marcia contro l'impero a sponde gemelle. E gli uomini della roccia sono stati chiamati al fronte. Scommetto che qualcosa di grosso bolle in pentola. Ti racconterò tutto al mio ritorno, Gav. Che cosa ti ha detto, Gav? L'esercito repubblicano è in marcia. Ha lasciato Hugo Kupka a capo di Randella. Come? E i suoi uomini occupati a difendere la capitale. Cos'è? Ci saranno meno problemi. Buone notizie, direi. Che cos'è? È un tizio, è un signore che si chiama Clive. La nostra occasione, quella che aspettavamo. Capito? Guarda che cos'è. Quella è una ragazza. Si chiama Jill, credo. Se non ricordo male. Guarda quanta strada abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo, gli amici, il rifugio, non sono motivo di gioia. 5 anni. 5 lunghi anni. Se solo potessi controllare il mio potere, avremmo ottenuto molto di più. Ma ogni volta che lo invoco, è come se qualcosa mi trattenesse. Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare. E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene. Sta solamente cercando di salvarti da te stesso.
E i miei fratelli ricadono su di te. Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo. Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara. I cristalli prendono più di quanto danno. Vedo c'è la musica iniziale del menu di gioco. Sopportiamo una vita piena di dolore, guerra dopo guerra, perdite su perdite. E ora ci privano delle nostre stesse case, lasciando solo polvere e cenere. Ma tu cerchi di cambiare le cose, noi cerchiamo di cambiare le cose. Per me non è un fardello. Lo so, ma... Non dimenticarlo. Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione. Joshua? E sarebbe veramente un peccato sprecare tale dono. Joshua è il fratello di Clive, perché non avesse seguito fin qua il gioco. Infatti, eh? Lui era lì. Non era un'illusione. L'ho sentito chiamare Ultima. Quindi lui sa che è vivo il fratello. Se Joshua è ancora vivo, allora cercherà quella cosa. Secondo te tornerà mai? C'è manco un pelato in Final Fantasy XVI. Noi dobbiamo essere pronti. Tutti i capelloni. A un mondo senza cristalli madre. A Sid. Speciale. Brindisi. A Frank Sid, scherzo. E mo? Sono andato a fare dall'andente. Nel frattempo, impersoniamo Joshua, territori settentrionali. Così il Nord è perso. Sapevo che la piaga si diffonde velocemente, ma questo è molto peggio di quanto potessimo solo immaginare. È questione di tempo, i gemelli verranno inghiottiti. Il mondo sta marciando verso la sua fine, mentre noi brancoliamo alla cieca. Dimmi, fratello, sono vani questi sforzi? Perché poi, perché se n'è andato via? Cioè, non potevano ricongiungersi al fratello. Clive, un momento, se... Ah, mi dispiace, io non volevo... interrompervi. Niente affatto. Stavo discutendo una strategia. Manco stessero ciulando. Marta della locanda è sparita. Comunque, mi trovate in mensa quando avrete finito. Molto bene. Tempesta incombente. Cosa avrà spinto Marta a lasciare il rifugio? Allora, andiamo intanto, facciamo un altro bel salvataggio. Abbiamo fatto 37 salvataggi manuali finora. Facciamone un 38esimo. Non nella mappa, ma nel diario. Tempesta incombente, con tutti gli occhi rivolti verso il dominio cristallino. Le zone periferiche stanno lentamente sprofondando nel caos in mezzo a racconti di atrocità indicibili. Come se non bastasse, l'affidata alleata e amica di uomini e portatori, Marta, sembra essere scomparsa dalla sua locanda. Parla con Otto. Se è successo qualcosa a Marta,
Dobbiamo parlare con Otto. Parla con Otto. Ho fatto un salto inutile. Otto è poi sempre di qua. Capisco perché il personaggio ogni tanto si incagli. Tanto di un male che te lo raccomando. Buonasera. Cosa sappiamo, Otto? Alcuni ragazzi della guarnigione imperiale di Rosaria hanno scatenato una rissa al rifugio di Marta. Ossa rotte, sangue dappertutto. Il solito. Madonna. Ma in mezzo al trambusto, Marta è scomparsa, senza avvertire nessuno. E questo non è da lei, Clive. Qualcosa non va. Per te è pianificato? Diamine, certo che sì. È da Pozza Orientale che l'impero sta provando a stringere la sua morsa sul Ducato. Impiccano indistintamente chiunque si mette in testa di scappare, tacciandoli come traditori del Sacro Trono che cospirano per riportare al potere la casata dei Rosfield. E ora pare che quei bastardi abbiano preso di mira tutti i portatori troppo mansueti per reagire. È chiaro che la vecchia Marta ha capito subito l'andazzo. Si lamentava che era sempre più difficile accogliere i portatori. Ed ora è scomparsa. Se è caduta nelle mani dell'impero, saremo i prossimi. Degli spezzamaledizioni sono già sulla strada per la locanda. Velocizzeranno le ricerche. Ma se le cose si mettono male come credo, allora toccherà a te andare a salvargli le chiappe. Non temere. Li riporterò tutti a casa. Addirittura. Non è che non creda che Cole farà la sua parte. È solo che non penso minimamente che l'impero avrà pietà di noi se ostacoleremo i loro piani. Trova gli spezzamaledizioni. Doris. Sid. Cole e i suoi sono usciti presto, ma preparo un'altra squadra, se è necessario. Clive, Sid. Cole e i suoi sono usciti presto, ma preparo un'altra squadra, se è necessario. Fate fur. No, Vivian, non è il caso di parlargli. Trova gli spezzamaledizioni. Però nella mappa non capisco... Forse bisogna... Ah, bisogna trasferirsi qua. Viaggia, rifugio di Marta. In cima al colle roccioso che domina sulle campagne si annidano Marta e il suo gregge, i quali offrono un meritato riposo a chiunque affronti la salita. Andiamo fino lì. Cos'è successo qui? Avanti. Troviamo gli altri. Imperiali del cazzo. Per adesso ci conviene se rimanere qui. Marta. Ah, siamo tornati indietro. Che sono tamarro qua. Non pensavo venissi. Spero non ti dispiaccia. Secondo Otto vi serve una mano. E pare che abbia ragione. Sì, puoi dirlo forte. Gli imperiali sono piombati come una furia. Non hanno risparmiato nessuno. Marta ha cercato in vano di fermarli. Ma ha ottenuto solo un paio di manette e una marcia forzata. Sai verso dove? A giudicare dalle tracce verso la baia di Sorwise. All'abbazia che ospita i portatori di Marta. Che bastardi. Jill e io li seguiremo. Occupatevi delle persone qui. Certo. Ma prima che andiate, un abitante sa qualcosa. I soldati parlavano di epurazione. Non so quanto grossa, ma non promette bene. Fa attenzione, Sid. Sì, anche voi. Missione situata a nubi oscure all'orizzonte. Troviamo sempre sti spezzamaledizioni. Che cazzo sono sti spezzamaledizioni? Non è stata una rissa da taverna. Era un messaggio. Ma un'epurazione. I portatori appartengono all'impero. La guarnigione non ha l'autorità di agire da sola. Gli ordini dovrebbero essere giunti dall'alto. Vogliamo scendere qua. Andiamo nella pianura padana. Una nebbia netta e grassiosa.
misteri soldati della guarnigione. Dove sono riuscito a raggiungere l'abbazia di Glidemond. Se quei bastardi torceranno un capello a Marta, li ammazzerò con le mie mani. Boh, andiamo Sorwise. Andiamo verso quella cosa lì, lasciando perdere possibilmente i nemici, possibilmente a sua volta. Diceva il mago Gabriel. Guarda, lì avanti. Che succede? Marta, sei ferita. Non pensare a me. All'abbazia hanno bisogno di voi. Dovete fare qualcosa. Dici cosa è successo. Che è successo? I dannati scudi neri, ecco che è successo. Gli scudi neri. I bastardi hanno saputo che l'abate e io aiutavamo i portatori. Volevano impiccarci. Ma i malati si sono alzati dai loro letti. Quei poveretti si sono ribellati agli imperiali. Li hanno distratti per fare sì che potessi scappare. Quindi potrebbero essere ancora vivi. Marta, ce la fai a tornare alla locanda? Cole è lì con gli spezza maledizioni. Penso di sì. Grazie mille, Clive. È un passo la locanda, non è che sia lontanissima. Gli scudi neri. È una specie di scherzo perverso. C'è sempre stato un solo ordine di scudi a Rosaria. Un ordine che combatteva per tutti i cittadini. Si sono spinti troppo oltre. Persino per l'impero. Nei calabroni di Chernobyl qua. Che fior va. Sti ciocuovo non si può andare sopra, è trivia. Non c'è modo di cavalcarli sti ciocuovo? Forse è questo qua? Beh, lasciamo stare. Mettiamo tutti i nemici. Vedete il simbolo della statua di Sid, cioè del potere che aveva Sid in alto a sinistra. Siamo arrivati tardi. Adesso siamo a livello 24. Abbazia di Glendemond. Tutto fa parte anche questo della missione principale del gioco. Niente un grazioso situazione. Ma sono stati tutti ammazzati veramente proprio. In maniera anche non tan piacenta, eh. Pensavo che non ci fosse più nessuno di voi. Assassini. Li hanno costretti a farlo. Assassini. Ehi. Non sono infetti. Li avrà mandati quella troia della locandiera. Vabbè, siamo calmi. Cospirare con i nemici dell'impero è un crimine molto grave. Ma fate furbo, cretino. E chi commette un crimine deve essere punito. Così dice la legge. Questa legge è da Angelo Griego. Per epurare la notte e prepararsi ad accogliere l'alba duratura. Ma che sta di? Le nostre spade sono votate a questo. A destra dei cazzi. Come osi pronunciare quelle parole? Non hai alcun onore! Clive. Non ci vorrà molto. Che cara. Sai cosa fare? Abbiamo una bella trasformazione da usare. Il nero si sta prendendo tutte quelle randellate. Speciale. Amici uccisi. Spoglie. Non andremo a livello successivo, però vabbè. Robbia della valle. È un materiale. Un arbusto poco appariscente che cresce nei pressi dei cristalli madre.
Le cui radici vengono raccolte per creare una tintura rosso scuro. Contrariamente a buona parte dei pigmenti, l'estratto di radice di robbia non si limita a colorare i tessuti, ma li infonde con una debole carica elementale che potenzia etericamente portatori e magie basate sui cristalli. La wirrite, invece, è un altro materiale che avevamo già raccolto più volte. Quello era l'ultimo. Credo di sì. Cioè, al momento non ho avuto bisogno di chissà fare quali potenziamenti con Clive. Non vi scuro l'orizzonte, l'abbiamo completata. Soffio del vento, lacerazione. Etere del vento residuo, che non essendosi dissipato sul campo di battaglia, si è manifestato in forma solida simile a quella dei cristalli, ma con una purezza elementale che lo rende molto più potente e specializzato nei suoi utilizzi. Riduce di 3 secondi il tempo di ricarica di lacerazione. Per l'insanguinata invece è altro materiale che avevamo già raccolto. Non ho visto l'abate. Potrebbe essere ancora vivo. Insegue i soldati della guarnigione e ispeziona l'abbazia. Cazzo. Non ci sono dei bambini. Me lo sembrano dei bambini. È l'abate. Abate, i portatori sono morti per lui. Ricordo uno scherzo di 105, il più famoso, quel poco di magia che aveva Paolo Noyes. Diceva: abate, abate. Clive, respira ancora. Speciale. Siamo amici di Marta. Vi aiuteremo. Gli imperiali sono morti? Sì. Fino all'ultimo. Quanto vorrei che fosse così. Gli scudi neri torneranno. Le purazioni continueranno. Rosaria non sarà mai salva. Se non saremo noi a salvarla. Di a Marta di chiedere aiuto a Sid. Siamo noi, Sid. E dille che lei non ha colpe. Giuro che lo farò. E che questo diventa di pietra. Dove sei? Sid! Chi l'è? Sono qui. C'è un superstite. Clive. È diventato Pietro. Pietro torna, non torna indietro. Scherzo. Abbiamo seppellito l'abate, ma i portatori non dovevano morire così. No, infatti. Ma lo hanno scelto. Sapevano il destino che li attendeva e hanno deciso liberamente di affrontarlo, lottando per chi l'aveva fatto per loro. Marta ha detto che si sono alzati e hanno assalito gli imperiali per far scappare lei e l'abate. Ho raccolto i resti dei portatori. Forse dovremmo affidarli alle maree. Qui vicino c'è Salto di Riddock. È un ponte. Lì ci sono molte correnti. Salto di Riddock. Se l'abate fosse ancora con noi, porterebbe lì le ceneri e terrebbe il rito. Chiederò a qualcuno di... Faccio io. Ma certo. Cole e io resteremo qui e penseremo agli imperiali. Speciale. Speciale.
spezziamo la pazzia, abbiamo fatto celebra il rito, aggiungi il salto di Riddock. Quanti minuti siamo? 35. Ragazzi, io direi che questo episodio di Final Fantasy XVI, la parte 16, può fermarsi qua, perché sto registrando di sera, è molto tardi e il sonno sta prevalicando sul gioco. Un sonno incredibile da Alushrain. Facciamo un bel salvataggio e vado a riposarmi un po', e quindi continuerò poi domani. Probabilmente continuano le live qua sul canale. Scusate se oggi ho parlato un po' a bassa voce e un po' troppo calmo rispetto al solito, ma purtroppo è tardi e stanno dormendo tutti. Abitando in un condominio ho avuto già delle liti, no, si scherzano, chissà che liti, però rotture di cazzo. Quindi torneremo domani con la continuazione, mentre fino alla fase di 16 adesso cerco di registrarmi un episodio al giorno. Comunque rimanete sintonizzati, iscrivetevi, io torno presto. Ciao a tutti, a presto, Dio fa.